delusione per il risultato, non certo per la prestazione, anche se possiamo fare meglio in diverse situazioni. Per oggi siamo partiti molto bene, adattandoci a un campo che chiaramente non ci dava vagoriva per caratteristiche, però la prima mezz'ora abbiamo fatta bene e quindi i ragazzi sono stati molto molto bravi ad adattarsi alle difficoltà nel terreno di gioco. Nel secondo tempo subito siamo andati in svantaggio e la partita si è messa un po' come preferiva l'Avellino, perché l'Avellino gioca così in maniera molto chiara. È un avversario dopo il gol difficile da affrontare, perché poi si difendono molto molto bene, provano a ripartire il contropiede, però ragazzi non posso che fare i complimenti perché sono impegnati fino alla fine, siamo usciti sicuramente a testa alta, però da questa sconfitta dobbiamo anche capire che spesso le sfumature poi con i piccoli errori possono fare la differenza, perché poi le partite assumono un andamento diverso e non è sempre facile recuperare. Però questo è un gruppo giovane, il mio, siamo la squadra più giovane del campionato e se per crescere dobbiamo anche uscire sconfitti, ben vengono. L'importante è che già da martedì ripartiamo subito per rifarci, perché questo è un gruppo che ha tanta voglia di dimostrare qualcosa. E però devo fare anche i complimenti all'Avellino, che è una squadra che sa quello che vuole, una squadra difficile da superare, hanno un grande pubblico e sicuramente non è facile per nessuno venire a fare risultato all'Avellino, soprattutto in questo momento, perché poi io credo che ogni squadra abbia un periodo positivo. Oggi l'Avellino è in questo periodo e non è facile affrontarlo. Noi ci siamo battuti comunque alla pari e lo ripeto, in un campo non certo ideale per noi, i ragazzi sono stati bravi a interpretare la partita. Mister, innanzitutto complimenti a te, perché forse è l'unico allenatore che ha dato atto, almeno in questo inizio di campionato, all'Avellino. Al di là di questo, un pari che nel primo tempo ha fatto stropicciare gli occhi, nonostante, come ha suggerito, chiaramente delle caratteristiche del terreno di gioco, forse potevano adattarsi meglio all'Avellino. Tanto possesso palla, buone giocate, però è mancato qualcosa in fase offensiva. Beh, oggi soprattutto il primo tempo non era facile, perché individuare le traiettorie della palla non era mai semplicissimo, perché delle volte si allungava, delle volte veniva frenata, quindi qualche difficoltà c'era. Sicuramente un pizzico di cattiveria, di precisione in più in zona gol è un aspetto che dobbiamo curare maggiormente, ci stiamo lavorando e credo che alla fine riusciremo comunque a finalizzare una grande mole di gioco che anche oggi abbiamo fatto. Mister, l'Avellino penso che abbia legittimato questo risultato al di là del gol di D'Angelo, l'occasionissima di Schiavon e la rete mancata di Castaldi. Tutto è nato dopo il loro vantaggio, perché a quel punto la partita è cambiata, si è messa su dei binari a loro congeniali. Quindi hanno avuto anche la palla al secondo gol, ma penso che nella prima mezz'ora anche noi due volte siamo arrivati vicino al vantaggio, poi abbiamo avuto anche la palla del pareggio, quindi penso che queste partite facciano un pochino l'ago della bilancia agli episodi. Loro sono stati molto bravi comunque a sfruttarla, noi meno, e quindi alla fine penso che la gara sia ha avuto un atteggiamento determinato dall'episodio. Mister, guardando la classifica attuale, dopo 8 gare, le due autentiche sorprese del campionato ovviamente sono la prima e la terza, il Lanciano e l'Avellino, che tutto sommato praticano un gioco diciamo speculativo, attendistico, per cercare di colpire poi delle ripartenze come anche oggi è stato. Significa che in questo campionato, in questa Serie B, questo tipo di gioco paga? No, io credo che ogni allenatore cerchi di sfruttare sempre al meglio le caratteristiche dei propri calciatori. Probabilmente l'Avellino e il Lanciano in questo momento vogliono sfruttare i loro calciatori in questo modo e quindi non ci vedo niente di strano. Sicuramente questo è un campionato, come sempre, molto molto equilibrato, dove il blasone, dove i nomi non contano, contano tanti altri aspetti, c'è sempre tantissimo equilibrio. Spesso, come dico sempre, gli episodi possono cambiare l'esito delle partite, quindi bisogna dare atto in questo periodo al Lanciano e all'Avellino di
di far molto bene. Comunque il campionato è ancora lungo, quindi prima di sbilanciarsi o in un caso o nell'altro bisogna aspettare, perché molte squadre stanno risalendo, molti allenatori stanno lavorando, quindi proprio devo fare i complimenti sia alla Bellino che a Lanciano. Non ho capito l'ultima. No, e poi già qualche considerazione si pagava. Ah no, beh, adesso non dobbiamo pensare a questa gara, nel senso che dobbiamo vedere le cose buone che abbiamo fatto, gli errori, lavorarci, e poi già da martedì ci prepareremo a Crotone. Però se oggi devo fare un piccolo appunto ai miei ragazzi, che dopo il gol per qualche minuto ci siamo disuniti, abbiamo perso equilibrio e questo non deve accadere, perché poi se avessimo subito secondo gol sarebbe stata una montagna insormontabile, quindi dobbiamo essere più equilibrati sempre in campo. Lo siamo stati a fine gara e abbiamo rischiato praticamente mai, abbiamo avuto più opportunità per arrivare vicini al pareggio.